Allora, andiamo a conoscere i ragazzi del Tau Calcio 2005 che hanno sviluppato questa edizione del Melato Scala Esordienti McDonald's. Siamo qui proprio nel McDonald's di Lamri, siamo con Claudio Bartolini, l'allenatore, il condottiero di questo gruppo. I ragazzi sono là e ora li andremo a conoscere uno per uno. Claudio, ecco, è passato quasi un mese direi da quella domenica a Pontedera, ecco, che ricordi abbiamo ancora, insomma, penso qualcosa che resterà dentro, no? Sì, rimane dentro perché comunque è stato un torneo importante, lungo, faticoso, credo che i ragazzi hanno, alla fine hanno raccolto quello che hanno meritato, perché dall'inizio alla fine hanno veramente fatto delle ottime prestazioni. E come ho detto altre volte, sarebbe stato un peccato se veramente non sarebbe finito così, perché se lo meritavano. Senti, abbiamo sempre detto, no, di questa crescita, di questo torneo che serve per verificare, ecco, anche nel tuo ambito, ritornando ad allenarti, ritornando a giocare ora anche la fase primaverile, che è andata a 11, chiaramente, però ecco, sì, la squadra cosa la vedi cresciuta, vedi migliorati, ragazzi più attenti, cos'è che ti sconfia in occhio? I ragazzi secondo me, allora innanzitutto, cioè, essendo ragazzi hanno dei momenti di crescita durante la stagione, degli alti e dei bassi, diciamo, e anche questo l'hanno dimostrato all'interno del torneo, perché ci sono e li analizzo singolarmente, dei ragazzi che hanno avuto dei ruoli da protagonista, che inizialmente avevano meno spazio, comunque faticavano di più. E comunque, diciamo, la loro forza è il fatto che riescano a trasmettere sul campo quello che quotidianamente facciamo in allenamento. Sotto questo punto di vista sono dei ragazzi eccezionali che lavorano bene, sono attenti, sono responsabili, vogliono migliorarsi, questo è un buon punto di partenza per allenare, io sono molto contento. Il torneo sì, ci ha dato la possibilità di confrontarsi con realtà tipo la nostra, per me era la prima esperienza esternamente e quindi sì, sapevo che era un ottimo torneo, che era bello e tutto, però diciamo viverlo da dentro è un'altra cosa e sono contento che sia andato più in questo modo. Senti Claudio, ora ti chiederei come facciamo un po' quando anche l'anno scorso quando abbiamo premiato la squadra vincente per questa serata, ecco, ti chiederei di aiutarci a conoscere questi ragazzi. Magari ecco, li chiamiamo, sono là, li chiamiamo uno per uno e magari ti fai una piccola scheda, magari ecco, così, quello che vediamo come viene fuori. Dai, allora iniziamo ragazzi. Allora, mi chiamo Jacopo Casani, sono il difensore centrale e sono capitano. È il capitano della squadra. Lui è il capitano della squadra, è un ragazzo interessante sotto il profilo tecnico, è un ragazzo di dove sei? Di Massa. Di Massa. È un ragazzo di personalità forte, infatti non è che fa il capitano a casa, ma fa il capitano perché veramente riesce a essere carismatico nei confronti degli altri ragazzi. È lui che abbiamo premiato. È il fratello. Dopo quello andremo a. Fratello ti ha preso due premi. Abbiamo sbagliato Casani o no? Abbiamo preso Casani giusto o Casani sbagliato? Ha giocato bene, cioè meglio di me. Sì. Quindi se l'è meritato sì, il fratello. Questa è già una bella. Ha giocato bene anche lui. Va bene, Jacopo. Cosa ti senti di dire a nome della squadra di questo torneo, di questo ricordo? Ma abbiamo giocato molto bene, siamo arrivati fino in fondo, la partita era tirata, però ha vinto la squadra forte, diciamo. Che eravate voi? Perfetto Jacopo, allora chiamiamo un altro ragazzo, vai. Grazie. Vieni. Mi chiamo Tommaso Cinelli e sono io. Tommaso Cinelli attaccante che qualche partita te la. Siamo anche in semifinale ha fatto un gol. Tommy è un ragazzo tecnicamente fortissimo, uno dei più talentosi della squadra, glielo dico sempre. Ogni tanto richiudo un po' le orecchie perché dovrebbe affinare a questa tecnica eccelsa che ha un po' di grinta, un po' di carattere, però ancora un ragazzino che cresca con calma e tranquillità. È vero Tommy che quello che dice, no? Sei d'accordo? Poi però ti piace puntare a delle velocità, a te, ma la palla della fase compagna la tua carriera. Se fare anche assist. A 11 come sta andando? Perfetto.
Grazie a Tommy, andiamo. Buonasera, sono Gianmarco Fasciano del sinistro. Mi ricordo un gol in un quarto di finale, insomma, un gol decisivo. Il primo gol 1-0 con la Cattolica. Gianmarco è arrivato quest'anno da noi, all'inizio ci aveva... Da dove? Da Pistoia. Da quale società? Montepaschi. Ha fatto un po' il furbo all'inizio perché ci aveva bleffato, aveva detto che era attaccante. Meno male ci siamo accorti che era un esterno fortissimo e sta facendo veramente bene. Però fa che gol fai ancora? Vedi? Nel torneo uno solo o più? Quello lì con la, mi ricordo con la Cattolica, un gol importante. Quindi ti hanno cambiato ruolo giustamente o, no, giustamente o ti manca ancora la porta? No, la porta ci arrivi uguale? Sì, ci arriva poi un ragazzo intelligente si rende conto che veramente riesce a al meglio e che si fa? Quindi non so se tornerebbe indietro. Fa tutto. Va bene, vai, andiamo con un altro. Vai, questo è Lozani, figlio di un ex bomber. Chiamo Lozani e sono un attaccante. Tommy è un attaccante anche di quelli bravi e non ha avuto tanto spazio nel torneo. Ha avuto, stavo dicendo, infatti per questo video qui il giorno prima. Che ti è successo? Mentre pattinavo mi si è piantato qui la mattina e mi è andato a lezione. Doloroso. Ha giocato una partita, ha avuto spazio in una partita, poi chiaramente per correttezza nei confronti di ragazzi che hanno praticamente giocato quasi tutto il torneo, abbiamo deciso di aspettare un attimo, allora ripartiamo col campionato e sarà un ragazzo che sicuramente avrà spazio perché lo merita. Al filo del gol. Davvero? Cosa vuol dire avere il futuro? Cioè, usando l'occasione per come faceva tuo padre, era un bravo uomo. Piccolino a furbo. Dai! Ti viene? Andiamo? Ecco l'altro. Buonasera a tutti, Marco Casali, sono il terzino di Pistoia. E lui per Casani che ha ricevuto 2-3. Non ci siamo parlati. Il vice capitano perché anche lui è un altro ragazzo che ha una personalità forte, riesce a essere carismatico verso i suoi compagni, è molto bravo come esterno, è molto bravo come centrale, anche se non si può sintonia esterno, però è veramente un ragazzo interessante. Sei d'accordo con quello che dice il mister? Senti, il torneo che cosa ti è piaciuto? Prima l'esperienza, la finale? È una bella esperienza, ci siamo divertiti, Tutti in auto su. Forza! Buonasera, io sono Andrea Celanti, terzino destro. Celanti è un ragazzino che sa giocare a calcio e anche molto. L'unica cosa è un po', diciamo, birichino, uno di quelli che ogni tanto ha un po' tirato le orecchie e rimesso. Sì, birichino in campo o le scuole? Birichino in campo, allenamenti. Però siamo sulla strada forse, parlandoci, siamo sulla strada giusta, spero. E sarebbe un peccato perché tecnicamente un ragazzo è un po' mancato. Cosa dici a tua difesa? È vero che sei un po' più no. In che senso? Se ci fanno scherzi ai compagni, che diverso. Da un lato ti è arrivato questo, che è importante che lo scherzo sia, no? Un momento per scherzare, un momento per giocare, come dice il mister. Vediamo se ce la fa. Vai, bocca al lupo. Nicolò Ollari mi sembra che qualche gol ha fatto, quanti ne fanno? 5, neanche nella finale. Dei bomber del... No, in finale è stata l'unica eliminazione diretta con un assolinato. Però a sua difesa va anche detto che è stato un mese e mezzo, quasi due fermo, fortunato. Per la crescita, ho avuto in tutti i modi, ho voluto comunque inserirla all'interno del gruppo perché per noi è un ragazzo importante e anche se non era al 100% con i divertimenti che giocasse e ci ha ripagato perché stavi quarti semifinale e si è parlato con le decisive assegno in finale facendo un po'
soddisfatto di tornare al prossimo di dove sei? Vieni, da quanto è che sei a Pasqua? Sei cresciuto nella Croce Verde? No. Ah, mi ridi di capo. Benissimo, bocca al lupo anche a te. Andiamo, chi ci abbiamo? Buonasera a tutti, chiamo Bartoli di Valentino. Esterno sinistra, anche questo ragazzo molto bravo, combattiere, diciamo, un ragazzino. Ragazzino sinistro, quali sono le tue caratteristiche? C'è proprio il classico mancino, lo alterni con Fasciana. Sono tre, tutti e tre che giocano a sinistra, tutti e tre mancini. C'è Fasciana che è l'unico destro, Cristiano, Leonardo, tutti già abbondanti. Sì, abbondanti. Quindi dovete restare, dovete impegnare, il gruppo. Tornerò un separato tempo a capire parte. Mi è piaciuto il clima del torneo? Perfetto, vai Cristian. Vai. Buonasera. Oh, Lapovanni, lui è così. È un po' del 2-1. Del 2-1. Sì, scusa, un po' di vantaggio, lo ricordi come le fai? E lì che emozione hai provato, la corsa? Questo che facevi tutto il giro? E poi c'era la partita di una partita dalle grandi emozioni. Poi abbiamo fatto il gol, un fatto di gol. Amici che si era detta. Chiamo ragazzi. Oh, ragazzi, con una mentalità fortissima che ha avuto negli ultimi mesi una crescita importante, veramente, bravo. Mi chiamo Pedro Filippo e vengo dal Tocco, sì, non l'ho preciso, non lo so, però diciamo che per me è fatto difensivo. Difensore, diciamo, ha giocato tante parti di difesa centrale, ultimamente ci stiamo trovando un esterno, un ragazzo molto interessante, mi piace tanto il rifresco. Ci sono arrivato 100 volte, ma come fai? Alessa, è una fasetta da tutti. Tu che cosa ti senti di dire in risposta a mister? Approvi? Sì, sì, grazie. Grazie. Vai, perfetto, diamo sotto un altro. Vieni Leo. Mi chiamo Leonardo Mariotti, giocatore. Ecco il terzo sinistro. Leonardo molto spazio nel torneo, ha fatto anche due gol con il bagno, uno con lo Zambra, con la Sera, e ha preso un gol con la Cattolica. Un ragazzino molto bravo, mancino, esterno basso, ma soddisfatto del tuo rendimento? Sì. Senti, dove sei? Di Cascia. Cascia, da quanto hai fatto? 4 anni. Oh, quindi insomma, hai subito sposato il progetto di Cascia. Buon complimento a te. Mi chiamo Michael Garofalo. Garofalo, anche lui? Aspetta, una domanda. Un ragazzino veramente valido, centrocampista. Ragazzi, un attimo più piano. Centrocampista e noi ci teniamo e ci contiamo molto su Michael perché ha delle buone capacità. Da parte tua che cosa ti senti? Quali sono le tue qualità? Sei molto tecnico, eh? Ci lavori molto, ti piace applicarti, eh? Piede destro? Benissimo, bocca al lupo anche a te per il futuro. Chi abbiamo? Vai. Io sono Cristian Carrai, gioco con sinistra. Io voglio un altro ancora, non sono tre soli. Stai sbagliando. Anche lui è un ragazzino che è stato, se parliamo del torneo, fra virgolette sfortunato perché era, diciamo, il gruppo iniziale, poi si è ammalato, ha preso 2-3 settimane di influenza e quindi è rimasto fuori diverse partite, mi sembra giocata.
E allora come ti senti? L'hai recuperato bene dalla febbre? Sì, quindi la via è a posto? Sì, sì, ora al 100% inizia il campionato, quindi avrà spazio. Va bene, bocca al lupo anche a te. Grazie. Vieni. Francesco Vito da Centro. Oh, Vito, visto che noi l'abbiamo premiato tra i migliori giocatori del torneo. Vito è un ragazzo veramente bravo, è un centrocampista con qualità offensive, fa gol, sa essere altruista se c'è necessità, è veramente, veramente in gamba. Non gli faccio troppi complimenti perché ogni tanto si muta la testa, non dà più la palla. Va ritirato un po'. Ecco, lui ha segnato il gol, uno dei due gol nella finale, ricordo che il tiro, o nella semifinale. No, ha segnato tutte e due le partite, semifinale e finale. Semifinale e due. Ecco il gol, quello a rientrare. La punizione. La punizione, bravo. Sei soddisfatto del tuo torneo, è stata una bella esperienza? Sì, sono soddisfatto, anche se ho sbagliato il rigore. Uno dei rigori finali. Di dove sei? Pistoia. Dove giocavi? Giocavi nel Borgabu. Benissimo, vai anche te. Andiamo. Mi chiamo Corraglianis e gioco giocando a festa. Altro gemello, perché qua è la squadra dei gemelli. Infatti mi sembrava di averlo già visto. Tennis è centrocampista, a volte gioca anche un pochino più indietro, c'è bisogno di un ragazzo che si adatta molto a vittoria, anche a girone, sono sia lui che il suo modello, sono veramente un ragazzo sempre disponibile, potresti averne veramente tanti in squadra, diciamo. Tu Dennis che ne pensi? Cosa ti senti di dire? No, che si sta facendo bene. Bravo, di dove sei? Di Pontedera. Pontedera, benissimo, andiamo un altro. Vai, voce alta. Mi chiamo Andrea Mennucci e vengo da Lucca e sono un attaccante. Oh, Andrea Mennucci attaccante da Lucca. Ragazzo positivissimo all'interno del gruppo, un ragazzo che si fa ben volere da tutta la squadra. Il problema è che quest'anno è il giocatore, io ci scherzo, più sfortunato della Toscana, perché è sempre infortunato, anche ora è infortunato. Uno strappo, mamma mia. E quindi ha avuto poco spazio perché veramente non so quanto è il quinto o sesto minuto di squadra. Ma come mai Senti, che squadra hai notato? Negli Aquilotti Sant'Agata. Via, allora bocca al lupo, recupera, Speriamo. Vai. Abbiamo... Come ti chiami? Mi chiamo Nicolò Lazzari. Ti chiami? Nicolò Lazzari, gioco centrocampista e viene da me. Oh, Nicolò Lazzari è metodista, centrocampista, da ritengo. Da ritmo. Intanto pensavo a che pallone un po' velenoso lì nel mezzo. Stava a te. Credeva, però. Mi ricordo. Come mai? Non è facile, è un ruolo delicato, no? No, un ruolo delicato succede a volte, come è giusto che sia, che perde qualche pallone, ma ne gioca talmente tanti che mi sono perdonati. In tutti e due i piedi, vero? Sì, prevalentemente destro, però. Sì, meglio destro, meglio destro. Vabbè, bocca al lupo anche a te, buon tutto, buon proseguimento. Mi chiamo Lorenzo Martini, sono difensore centrale. Difensore centrale, vieni più vicino. Lorenzo è uno di quei giganti della difesa. Sì, un ragazzo molto interessante, ha avuto anche un'esperienza di crescita, quindi è veramente importante. Infatti ha fatto un capo di vista, ha giocato in partite. Da parte tua che cosa ti senti? Non so perché non è esperienza, c'è un po' di impegno, manca dei ragazzi per la finale, c'è tanta gente, no? È stata una partita
tirata, no? Anche agonisticamente, mentalmente non facile. Il rigore l'hai tirato, ora non gli ha toccato, altrimenti l'avrebbe tirato, non c'era più. Se gli avessi chiesto, non avevi tirato, siete giovanissimo. Vai, andiamo, ne manca due, tre, vai. Tommaso, dite un po' più forte che c'è. Ragazzi, non si sente bene. Mi chiamo Tommaso Bologna, sono attaccato. Oh, ecco, Tommaso Bologna, quanti gol hai fatto? Parecchi. Ha sfiorato quasi il titolo di tappa cannoniere, no? Fai la rubati, perché ne ha fatti 5. Ah, l'ha rubato qui? Il torneo, 7. Fa tanti gol, ragazzi, che è arrivato quest'anno da noi, ha grossissima capacità, ancora ha avuto un periodo iniziale di ambientamento, quindi sia, e ancora deve integrarsi al 100%, però piano piano. Diciamo che è un ragazzo che ci tiene molto alle sue prestazioni, ci tiene molto a quello che fa, e quando si accorge che fate dietro lì, spesso mi dispiace e si tocca giù, ma mi piace quello che vuole e che deve cercare di essere sereno e tranquillo. C'è il tempo per sbagliare, affrontarlo per fare, no? Tommaso, come ti senti noi? Il torneo, il galatto che ci fa un po', ecco, molto bene, non ci fa molto piacere. Vai, gli ultimi due, ne abbiamo. Tre, ancora tre, dai, andiamo. Buonasera a tutti, mi chiamo Pedani Giacomo e sono portiere. Oh, Pedani Giacomo portiere, lui è stato decisivo. È stato decisivo e va detto che ha giocato la finale con la febbre, e fino alla mattina alle 11 non sapevamo se potevamo schierarlo o meno, perché gli girava la testa, la febbre ha 38 minuti. La partita dura, però valeva la pena di esserci, no? Non si avrebbe nominata in questa tutte le maniere. Senti, appunto, come dicevano i tuoi compagni, il torneo è stata una bella... Sì, una bella esperienza. Si cresce così, no? Perfetto, tu di nome sei? Luca. E la forza è stata di Luca. Vai, gli ultimi due. Buonasera a tutti, sono Gabriele Bargini, che sono una ragazza. Oh, un gigante buono, come diciamo io, è un ragazzino tecnicamente molto valido, elegante anche nel vederlo giocare, ci vorrebbe un pizzico di grinta, un pizzico di cattiveria più di intervento, ma piano piano è un po' qua che sa giocare da casa. Sono d'accordo con la scheda che ha fatto il quindi bravo, però deve eccellenza, anche gli allenamenti. Basta che poi non puoi dormire in compagno. No, no. Vabbè, ci sarà la maniera di crescere e migliorare, no? Quando c'è già la base tecnica, poi c'è più semplice, non metterci altri qualità. Bene, l'ultimo. Vai, prendi. Gabriele Ferrari. Oh, ecco, lui è il collega di... Gabriele Ferrari gioca in porta, ha giocato solo la finale di Calabria, un'altra partita, ha fatto due partite, una la finale, nel frattempo tra le due partite anche lui è stato malato, ricoverato all'ospedale, e il giorno della finale c'era questa situazione che non aveva ancora reso gli allenamenti. Però serviva perché stava per il di due l'abbiamo fatto, l'abbiamo messo insieme, però ha fatto una bellissima finale, quindi sono contento per quest'anno, bellissimo, ora sta veramente facendo la grande. Da dove vieni, dove sei, perché ci devo giocare. Perfetto, benissimo, grazie a tutti Claudio, grazie, sei stato bravissimo. Ah, una cosa, mi sono dimenticato che da questo gruppo manca Benvenuti Mattia, che non è presente, è difensore, è malato, a casa è malato, anche lo salutiamo. Anche lui lo salutiamo, e poi volevo fare un saluto anche a Simone Gamba, che è l'altro giocatore che manca e salutiamo, e Maurizio Burgan, che anche lui è... lavora con i portieri, e Simone Bonascorsi, che è il promotorio, che durante gli allenamenti lavora con i ragazzi, ovviamente. Bene, complimenti al caos, saluto a